Let's go bitches, non facevo un live da tanto tempo, quindi eccoci qui. Avete visto quello che è il video promozionale di Knockout, spero vi sia piaciuto. Anzi, vi invito a seguire chi ha fatto il "Oh mio Dio, devi morire". Vabbè, è un bot, non lo so, non ho mai visto uno così scarso. Vabbè, comunque vi invito a seguire ovviamente chi ha creato quel video promozionale. E inoltre vi invito anche comunque a provare a fare video su Knockout. Perché? Perché è un buon modo per farsi vedere da quella che è la community italiana. Questo pompa non serve a un cazzo. Perché non me lo sono messo? Vabbè. Comunque, come dicevo, Knockout veramente sta andando una bomba. Ringrazio tutti per il supporto che sta dando. E penso che, come vi ringraziano anche gli altri, come Cree, Velox, Karma, Savino, tutti. Quindi penso che stiamo apprezzando tutti quello che state facendo, perché vogliamo cercare di diventare il punto di riferimento per i migliori gameplay, proprio le migliori cose per quanto riguarda COD. Boom. Però dai, non è male sto pompa. Merda, l'ho mancato. Merda, uno mi spara dietro. Allora, comunque questo non è, diciamo, il vero motivo per cui sto facendo questo live. Allora, sto facendo questo live perché voglio parlarvi di alcune cose. Nei miei video sono sempre io che mi riferisco a voi, cioè che parlo a voi, e non c'è mai uno scambio di opinioni, una cosa del genere. Questo perché alla fine voi venite per guardare dei video dove io parlo, e invece questa volta voglio fare qualcosa di diverso. Voglio creare una discussione con voi, voglio capire quali sono i vostri gusti, perché fate determinate cose, eccetera, eccetera. Per esempio, allora, più o meno so quali youtuber seguite voi tutti, e quello che vorrei sapere è il perché seguite questi youtuber. Qual è la motivazione dietro al seguire, che ne so, uno Scumpy o un Gabbo di Squared? Cos'è ciò che vi colpisce? Cioè, questo che mi sta tipo seguendo da un'ora. Aspettate. Uno dietro di me e uno sopra, vabbè. Comunque, qual è la motivazione che vi spinge a seguire più uno youtuber rispetto all'altro? Alla fine, è ciò che vi colpisce di più, cos'è? La simpatia, il gameplay, l'innovazione, perché magari fa dei commentari particolari, dei video particolari. Quindi vorrei sapere cos'è, perché magari è anche un modo in cui io posso migliorare i miei gameplay, fare cose migliori che vi piacciono di più. Oh mio Dio, è stato veramente stuprato. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sei morto pure te. Scusate per il silenzio. Che mi piacerebbe, in modo che così potrei migliorare quello che è il mio canale, fare cose che piacciono di più a tutti voi, perché come avete visto ho provato a fare anche gameplay di altri giochi. Ovviamente non hanno lo stesso risultato di quelli soliti, ma è normale, anche perché il mio è un canale di COD, quindi lo capisco benissimo questo. Però
magari potrebbe essere uno spunto per nuovi tipi di video di COD. Dai, morite tutti, oh, mi sono rotto le palle. No, sono morto, dai, che palle, oh, sta gente che spongia. Bravo Stuffy Terror. Allora, mannaggia, mi ha fatto fallire la cam. Comunque, ritorniamo al discorso di prima. Quindi in questo caso voglio cercare di creare una discussione qua nei commenti. Sarò io a parlare con voi, con quelli che sono i vostri gusti. Sicuramente mi piacerebbe vedere quelle che sono... Cioè, cercate ovviamente di non ripetervi se potete, perché non avrebbe senso che 10 persone dicono la stessa cosa. Cercate invece di magari usare i mi piace, quindi mettere in risalto delle cose. Grazie per avermi riucciso di nuovo. E cose simili. Perché in questo video non ho fatto una cam? Beh, mi sono rotto il cazzo di fare la cam, raga. È proprio una rottura di palle. Cioè, non è che mi sono rotto le palle. In verità mi sono rotto le palle di fare pubblica. Perché mi sono rotto le palle di fare pubblica? Beh, perché... Perché è noiosa. Mi rompo veramente il cazzo a giocare pubblica. È senza senso, succedono le peggio stronzate perché è connection based ed è molto random. Quindi già il gioco è random in privato ed è anche una motivazione del perché non mi piace e non lo sto giocando, non lo sto apprezzando tanto. Infatti è anche una motivazione, non stiamo giocando tanto noi Team Sublime al momento, perché non, diciamo, gli altri sono ovviamente impegnati con altre competizioni come la CPC, ma comunque non riusciamo a conciliare i nostri problemi privati per giocare abbastanza. Quindi al momento stiamo prendendo abbastanza scialla, diciamo, come si dice qui in romano, abbastanza calmi. Il fatto di giocare con Paddy, però stiamo cercando di allenarci, stiamo imparando nuove cose. Io al momento sto giocando come AR, cioè come fucile d'assalto nel mio team. Faccio, diciamo, quello che è alla fine un ruolo da slayer, perché l'AR è un ruolo molto statico, si deve occupare di macinare solamente kill a distanza che non possono fare gli SMG e controllare la mappa. Gli altri invece, c'è stato un po' uno stravolgimento di quelli che sono i ruoli classici che, di noi che giochiamo, del mio team. E infatti Leonardo, per esempio, che cavolo vuoi fare tu, vuole fa l'SMG, però ovviamente mette la R anche per alcune mappe, cioè non pensate, ovviamente questo gioco richiede 3 SMG nella maggior parte dei casi, no, uno da dietro, ma perché sempre da dietro, è ridicolo sto gioco. Vabbè, comunque come hai visto non c'è tempo di reazione a questo gioco, è veramente uno schifo. Dove sta? Dove è andato? Ma quello pia un'armata per terra, non te cago proprio. Ah, bravo. Oh, che palle, la maggior parte della gente che gioca la trovo tutta camperata. Comunque, come vi ho detto, questo, diciamo, è quelle che sono le news riguardanti pure il team. Comunque, oltre questo, perché anche non stiamo prendendo il gioco seriamente come prima? Beh, secondo me per una motivazione molto importante, che è quella che queste finali, queste, diciamo, queste qualificazioni del COD War Championship saranno molto probabilmente falsate. In che senso falsate? Beh, da host booter e di DDoS. Cos'è l'host booting? È praticamente il fatto di mandare il, diciamo, un modem offline solamente stando in partita di un altro giocatore o nella stessa lobby o in gruppo. È uno schifo, non c'è attualmente un modo per difendersi abbastanza... abbastanza, diciamo, solido da non poter essere dossati o sbuttati. Quindi al momento è la paura più grande. Infatti è quello che sta succedendo nelle varie qualificazioni degli altri paesi stranieri. È una cosa molto brutta perché è una cosa prima di tutto non meritevole. Quelli che vanno alla fine là sarebbero team che hanno sfruttato delle cose che veramente schifose come questo sboot. E veramente è uno schifo perché molti team magari stanno sperando di poter andare al COD War Championship solamente per avere un'occasione di farsi vedere e cominciare quella che è la loro carriera competitiva con il botto. Quindi sono molto dispiaciuto di questo, sono sicuro che di quello che succederà, cioè di questa cosa dell'osboot, però non ci posso fare niente. Olè. Siamo arrivati alla fine di questo commento, rigiocato con il pompa, davvero un abbo di pubblica. Spero vi sia piaciuto, scusatemi se non vi è piaciuto il commento, ma volevo cercare di parlare con voi, di interagire, perché non lo so, mi sono sempre trovato, io parlo a voi e voi ascoltate. In questo caso mi piacerebbe invece parlare più con voi. Vi saluto, bitches, al prossimo video. Porca puttana, è veramente tardi stasera.